Tuffarsi nel vorticoso clima natalizio, fatto di luci, momenti di festa, compere di regali e pranzi con la famiglia riunita, farsi avvolgere dalla città addobbata e tutte le vetrine luccicanti è sicuramente piacevole, ma non tutti lo vivono allo stesso modo, come chi ha la famiglia lontana, chi è anziano e chi non ha nessuno accanto, chi ha una famiglia numerosa e non può permettersi un pranzo al ristorante in questo periodo e chi vive una condizione di disagio. L'aristotrattoria La Paglia di Marotta ha voluto regalare, con la collaborazione della Caritas e le diocesi locali, un pranzo offerto a commensali molto speciali. Abbiamo invitato delle persone tramite tre parrocchie, la parrocchia di San Giuseppe al Porto di Fano, poi Sant'Orso e la parrocchia di Marotta dove noi siamo. Cioè abbiamo pensato a questo perché come regalo di Natale è giusto che anche chi non ha la possibilità faccia un bellissimo pranzo ed è tutto a base di pesce. Qualche giorno fa sono stato contattato dal titolare che ci informava circa questa iniziativa, il desiderio da parte del ristorante di fare un pranzo di solidarietà per i poveri, per coloro che insomma non hanno possibilità di uscire e volevano coinvolgere tre parrocchie contattando anche la nostra, quindi abbiamo subito accolto organizzandoci con la Caritas, sicuramente una bella iniziativa che come dicevo adesso con loro scalda il cuore in queste giornate. Un menù anche particolare creato dal giovane chef Antonio Scarantino per rendere a pieno l'atmosfera natalizia, quindi a base di pesce e di preparazioni che sono un vero trionfo della cucina locale. Abbiamo preparato uno sgombro in carpione, polipo con patate e olive taggiasche, filetto di nasello su una dadolata di peperoni, poi andremo avanti con un caldo di cozze, un sauté di cozze, un moscardino affogato al vino e polenta, poi classico tagliolino, risotto, poi per chiudere branzino al forno e un piccolo fritto di calamari e gamberi.